Benvenuti, benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport. Continuiamo ad analizzare il momento del Bari tra il pareggio di Modena e la sfida di venerdì sera al San Nicola contro la Cremonese. Intanto è notizia davvero di questi minuti la rescissione di contratto di Mignani con il Bari, perché sarà il nuovo allenatore del Palermo. Ne parliamo questo pomeriggio in studio con il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Antonello Raimondo. Ciao Antonello, benvenuto. Buon pomeriggio, chiariamo che mi avevi invitato prima di questa notizia. Di questa notizia di Michele Mignani sulla panchina del Palermo la commentiamo tra poco. Prima saluto anche la nostra Jessica Ramos. Ciao Jessica, benvenuta, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Nell'ultimo spazio avremo anche un collegamento Skype con il procuratore sportivo ex calciatore del Bari Alberto Bergossi, perché poi ha assistito proprio lì al Braglia al pareggio tra Modena e Bari. Però prima ti chiedo Antonello un commento a questa notizia, perché di fatto in questi minuti Mignani sta rescindendo il contratto che lo legava al Bari sino a giugno 2025 e firmerà con il Palermo un contratto sino al termine della stagione con obbligo in caso di promozione del Palermo in Serie A. Un Palermo che difficilmente può raggiungere la promozione diretta, ma si andrà a giocare la promozione attraverso i playoff. Ma innanzitutto sono felice per il mister Mignani, perché, come ho detto più volte, ho sempre apprezzato la serietà, la sobrietà, l'onestà intellettuale dell'uomo in qualsiasi momento, anche nell'analisi delle partite. Quando il Bari vinceva lui diceva sempre quando ha avuto fortuna, e poi il fatto insomma che è andato via in maniera un po' brusca, secondo me non meritava quel tipo di addio, e poi perché va in una piazza importante dove secondo me avrà la possibilità di farsi apprezzare, e perché no, di giocarsi le sue chance di promozione. Certo che nelle annate in cui tutto va male sarebbe veramente un cerchio che si chiude, il Bari in queste condizioni, e Mignani prima ha fatto passare per lo stupido del villaggio e poi magari che va... Certo, io ti farò Palermo, questo è poco ma sicuro, visto che il Bari purtroppo non parteciperà ai playoff, farò il tifo per il Palermo. Con il Bari una promozione dalla Serie C alla Serie B, poi lo scorso anno una Serie A sfiorata e mancata di fatto all'ultimo istante contro il Cagliari, quest'anno l'esonero dopo 9 giornate di campionato, una vittoria, una sconfitta contro il Parma in trasferta e 7 pareggi. Ricorderai anche poi quella conferenza stampa del direttore sportivo Ciro Polito che in sostanza diceva servivano concetti diversi da trasferire a questa squadra. No, quasi... non concetti diversi, il tema era serve qualcuno che insegni calcio. Cioè, è diverso. È come se prima c'era la tabula rasa e ora serve diciamo qualcuno che era visto un po' un freno a quelle che erano le caratteristiche anche della rosa messa poi a disposizione quest'anno al tecnico del Bari, e lo si vedeva più un allenatore magari da matricola piuttosto che da squadra che doveva recitare da protagonista. L'ha detto, è un conto essere la matricola, un conto è fare la seconda stagione a Bari. Poi devo dire la verità, cominciò male questa seconda stagione, perché venivano fuori queste voci di Mignani incerto se continuare a Bari, false. Addirittura a un certo momento è venuta fuori la voce di Mignani che stava firmando per il Frosinone, falsa, e siccome l'ha detta un giornalista molto attendibile come Gianluca Di Marzio, qualcuno gliel'avrà detta, ma era falsa. Quindi sai, ho cominciato a capire questi giochini, e ancora nell'ultima conferenza il presidente che ha detto Mignani abbiamo sbagliato a confermarlo, e Polito ha ribadito non era quello dell'anno scorso. Insomma, secondo me Mignani è stato trattato non male, malissimo, al di là dei gusti calcistici, perché no, sarebbe certo, altro. Lui ha un certo tipo di calcio, di mentalità, di modo di gestire una squadra, però meritava, credo, per quello che lui è come persona, un altro trattamento. Però il calcio non è nuovo a queste dinamiche. Jessica, vengo da te se ci sono anche delle reazioni da parte dei tifosi biancorossi, perché anche qua il tifo si era un po' diviso all'epoca tra chi voleva Mignani, chi invece no, spingeva per l'esonero. Però sì, quel trattamento ha fatto recuperare Mignani quasi il 100% del gradimento, perché poi sì, molta gente, anche quelli che non lo apprezzavano come allenatore, si sono un po' indignati per quel trattamento. E si sono ricreduti anche. Comunque, per esempio, Luigi a Brescia dice: diamo un grande in bocca al lupo al nostro grande Mignani, lo rimpiangeremo. E come lui, tantissime altre persone che effettivamente dicono è stata una buona scelta da parte della società, così si tolgono uno stipendio di mezzo. E tra l'altro molti dicono ora che effettivamente, come hai detto tu prima, tifiamo Palermo perché sicuramente Mignani lo porterà anche in Serie A. Beh, un in bocca al lupo a lui, però poi dobbiamo guardare in casa nostra, Antonello, perché abbiamo bisogna da pensare. Da pensare
bisogna raggiungere quanto prima la salvezza, e la situazione si fa sempre più complicata, ne hai parlato anche in questi giorni su Radio Bari, no? L'hai definito un po' un punto di sutura, questo pareggio ottenuto al Braglia contro il Modena che tiene lì il Bari in una posizione complicata. Sì, è un punto che mette, diciamo così, la famosa pezza su una ferita che continua a sanguinare. La situazione si è complicata maledettamente, perché al di là dei risultati o del modo di giocare, vedo una squadra a volte anche impaurita, una squadra che non sprigiona energia. Io non voglio credere che ci sia una questione di mancanza di impegno, mi sento di escluderlo, però l'atteggiamento di qualcuno o comunque della squadra nel complesso non è di chi sta vivendo un momento drammatico con una maglia prestigiosa addosso. Stiamo rischiando l'inferno, perché qui una retrocedere in C dopo quello che Bari ha vissuto fino a 2 anni fa, dal fallimento, l'AD, i 3 anni in C, questa città non merita, non meriterebbe, sarebbe un disastro. Quindi io non vedo l'atteggiamento di una squadra che sta vivendo questo panico. Io ho visto anche altre squadre più scarse del Bari sulla famosa carta, che però hanno, secondo me, un animo diverso. La Ternana ha preso 4 gol a Genova contro la Samp, però fino a poco dalla fine a me passa una squadra viva in partita, con dei limiti sicuramente, sì. Stessa cosa della Feral Pisarò, che è una squadra che sta recuperando posizioni in difficoltà. C'è il Bari, vedo il Cosenza anche in grande difficoltà, c'è il Modena, però chiaro che da giù arrivano squadre che invece stanno, certo, che stanno Modena, dando dei segnali. Modena Bari il primo tempo è stato brutto, è dir poco, perché poi l'aspetto che è da sottolineare è che questa squadra fa fatica a fare gol, ma fa fatica proprio a costruire azioni da rete, perché in porta non tiriamo praticamente mai. Proprio il ritmo, devo dire, anche il Modena è stata brutta da ambo le parti. Poi è una situazione particolare, perché lì al Braglia contestavano anche il Modena, sì, dal primo minuto. Mi ha fatto sorridere, vabbè, forse Iachini nell'adrenalina non se ne è accorto, ha detto siccome fischiavano vuol dire che no, il Modena ha vinto una partita in 15. Dal primo passaggio mugugnavano, poi chiaramente a fine partita è esplosa anche la contestazione. Poi che quelle partite si decidono con episodi, se Bellomo avesse segnato probabilmente il Bari avrebbe vinto, sì, ma in sé, torno a dire, alla 31esima giornata. Anche perché hanno colpito loro un palo praticamente quasi a tempo scaduto. Quindi, ma dico, alla 31esima giornata stiamo ancora a guardare se avessimo segnato, se non avessimo preso gol, la mano di Vicari, la sfortuna. Se facciamo questi ragionamenti siamo messi male. Certo, lui deve anche lanciare messaggi positivi alla squadra. Il problema è capire cosa sta accadendo anche dentro, perché la mossa di Puskas, ecco. Ora ne parleremo perché poi è una squadra che non reagisce, e poi c'è stata anche questa doppia mossa, fuori Sibilli e Puskas, con dentro Aramu, che praticamente era fuori lista dal 1 febbraio, e addirittura il giovane classe 2005 Colan Giulia. Andiamo in pausa pubblicitaria e poi tocchiamo anche questo aspetto, a tra poco. Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cuccovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura e Andria. Con i nuovi corsi interamente finanziati potrai specializzarti nei settori automotive, biomedicale, automazione, ferroviario, siderurgico, dell'industria 4.0, del sistema idrico e del sistema casa. ITS meccatronicapuglia.it. ITS Cuccovillo, il futuro ora. Marischeria è la pescheria e cucina di mare a Bari Poggiofranco. Ogni giorno solo il meglio del mare per la tua spesa. Anche piatti pronti e con consegna a domicilio. Vieni a trovarci in via Orfeo Mazzitelli 244. Audacia, azione, avventura. Suzuki 4x4, fuori dai luoghi comuni. Car Service Bari, concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e Bat. Viale Iapigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Indossa la primavera! La nuova collezione Primavera-Estate 2024 è arrivata negli store City Moda. Approfitta della promo Spring Cashback e ricevi fino al 20% in buono. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook. Nani! Oh! Qui il caso è complicato! Più della prova costume d'estate! Ma dove fare la spesa? È diventato davvero difficile!
Madonna santa! E siamo a giocare! Ma mi stai sentendo? Zoom! Wingardium levissima! Piu! Nani, ma come hai fatto? Usa, a me. Oh, Belu, per fare luce sulla convenienza, basta venire qui. E quindi dobbiamo fare la spesa sempre da Sigma? Beh, è la prova costume? Pure. Oh. Ma al buio però. Beh, ci mancherebbe. Yuppie! Scopri le nostre offerte su www.sigmasupermercatipuglia.it. Non c'è un minuto da perdere. Da Astamobili inizia il fuori tutto. Sconti eccezionali su tutti gli arredi presenti in esposizione. Tante offerte imperdibili. Chi prima arriva, più risparmia. Corri, ti aspettiamo. Parino Lugno, strada statale 96, chilometro 115. Farmacia Cavallo, sempre al servizio del cittadino. Aperti anche la domenica mattina dalle 8.30 alle 13. Offre una vasta gamma di prodotti dermocosmetici dei migliori brand come Miamo, Filorga, Caudalie, Roche-Posay e tanti altri. Integratori alimentari per ogni esigenza come Named, Narzona, Enervit e Gymline, oltre ai farmaci da banco e molteplici servizi come consegne a domicilio, tampone rapido, ECG, holter cardiaco e pressorio, profilo lipidico. Scegli Farmacia Cavallo, la tua farmacia di fiducia in Viale Papa Pio, 12esimo 48B a Bari. Rieccoci insieme in studio con Antonello Raimondo, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. C'è Jessica Ramos per i vostri messaggi, però avevamo un argomento in sospeso. Antonello, le sostituzioni di Iachini, Sibilli e Puskas fuori, dentro Aramu e Colangiuli, di fatto comunque un segnale forte, poi in un momento delicato della partita e della stagione del Bari. Allora, un segnale forte che ci sta, a me piace quando un allenatore manda quei segnali al gruppo, però occhio, perché queste cose, queste forzature, questi strappi fatti a sette giornate, dalla fine, col Bari impelagato con diciamo, l'acqua fino al collo, e con una squadra dal punto di vista anche emotivo in difficoltà, occhio a non esagerare con il pugno duro, perché passi per Puskas, Bassibilli è il giocatore che un po' accende la manovra offensiva della squadra, quindi lui fa bene a volersi far rispettare, però occhio. Lui ha giustificato fare chiarezza la sostituzione di Sibilli perché era ammonito, quindi ha detto rischiava l'espulsione, l'ho visto nervoso, ho preferito tirarlo fuori. Poi è chiaro che poi vai a togliere il giocatore che dicevi tu prima, è quello che ha fatto più gol di tutti, più assist, quello che quantomeno prova a calciare. Se fosse un difensore, sai, ci può stare quel tipo di, magari se l'arbitro ti ha graziato per un fallo, però tu lo leggi più come un segnale diverso, magari di atteggiamento. Si è parlato di quella protesta verso la panchina, Iachini ha detto che non era rivolta a loro. Del Modena. Al di là di quello, secondo me, comunque è un gesto che non puoi spiegare. E tu non è che hai messo fuori Sibilli, hai schierato Dio o Nasti o gli stessi Ashik e Boracchioli, o hai schierato un ragazzino che poi è stato fantastico per atteggiamento. Per freschezza, l'esuberanza anche che ci ha messo. A lui, a Michele ed Antonio che lo hanno, a Michele Andrisani, Antonio Di Gennaro che lo hanno, con gli altri tecnici sicuramente dello staff. Ci ha messo tanto cuore, quello che poi non hanno messo ma sulla carta è una mossa folle. E tu non ti salvi con Colangiuli. Colangiuli sarei felice di rivederlo, ti può dare una mano. Tu devi salvarti con i Di Cesare, con i Maiello, con i Dio, con i Sibilli, con lo stesso Puskas che tu devi riportare. Anche se obiettivamente l'atteggiamento di Puskas è stato incredibile, perché davvero io ero lì al Braglia e vedevo un giocatore fermo, quasi disinteressato, Antonello, rispetto a quello che stava accadendo in campo. Quindi lì, è vero, crescendo. Non hai centravanti in panchina, posso capire la mossa per cercare di dargli quantomeno una svegliata. Sibilli è diverso, io la vedo come un...
come un gesto di disperazione da parte di Iachini per dare, diciamo, un segnale chiaro e forte, e però questo mi preoccupa. Perché poi, fra le tante cose che non ci sono quest'anno rispetto all'anno scorso, è lo spogliatoio. Io non credo che ci siano particolari guerre, ma sicuramente non c'è quello spirito comune che c'era l'anno scorso. L'anno scorso, quando entrava un giocatore, anche dopo due mesi, ed era secondo me un merito di Mignani, del suo staff, di Polito, della società, perché quando si vince tutto funziona, il giocatore era sempre pronto, entrava sempre con l'atteggiamento giusto. Quest'anno non c'è nulla di tutto questo, quindi prima parlavamo ridendo che non vorrei che, non posso sapere se Mignani vincerà il campionato a Palermo, però quando va male anche una cosa del genere può far parte dell'andar male. Tu cacci, perché lo hai cacciato in malo modo, un allenatore, tu stai lì a doverti salvare all'ultima giornata, se ti salverai e lui magari ha la chance di poter raggiungere o quantomeno di giocarsi alla Serie A. Jessica, vengo da te subito, poi un'altra considerazione con Antonello, poi rispetto a quello che stavamo dicendo. Semplicemente riguardo appunto a quello che dicevate della sostituzione di Sibilli, c'è un tifoso che ti chiede il tuo parere riguardo a come la vedi appunto tra Sibilli e Iachini, anche appunto effettivamente per questo cambio, non so se spero che non ci sia. Ora, nel calcio ci sta che ci possono essere anche delle frizioni, ci sono anche i famosi vaffa che scappano in campo, anche in allenamento. Spero che fra persone adulte e mature non si sia creata una frattura insalabile, sarebbe gravissimo. Quindi io ho molta fiducia nelle capacità anche di gestione da parte di Iachini, insomma, che ha esperienza sufficiente, ha allenato giocatori forti, importanti, anche caratterini, niente male. Quindi spero di no. Sicuramente però qualcosina Iachini che ha visto che non gli è piaciuto, perché io l'ho visto come un cambio fra virgolette punitivo. Quello sembrava. Poi è chiaro che ora deve affidarsi a quei 12, 13, 14 giocatori, Antonello, che hanno qualcosa da dare, perché l'atteggiamento di tanti continua a non piacere, lo abbiamo visto anche a Modena. Prima hai fatto il nome di Maiello, no, Pucino post partita non a caso ha fatto il nome di Maiello, il nome di Bellomo, giocatori esperti che purtroppo stanno vedendo poco il campo e provano in ogni caso a stare sul pezzo e ad aiutare il gruppo. Bellomo l'abbiamo visto finalmente in campo a Modena, ha dato anche lui dei buoni segnali, perché l'ho devo visto. Devo dire, è stato bravo Nicola, perché è entrato con l'atteggiamento giusto, e poi Barese. Non giocare per parecchio tempo, e secondo me l'ha anche patita molto, non è facile, rischi di voler strafare, quindi faccio i complimenti a Nicola perché si è fatto trovare pronto, oltre che atleticamente anche di testa. Quindi, quel senso poi di appartenenza che ora serve in questo finale di stagione. Poi sai, le scelte sul disco la gente dice perché Maiello non perché può Maiello fare. Sì. Cristian, io anche a me verrebbe da dirlo, però poi Iachini li guarda in settimana, devo fidarmi di lui, altrimenti. Certo, gli allenatori a volte sbagliano, questo è poco ma sicuro, però uno come Maiello sicuramente servirebbe. Qualcuno dice ma al posto di Benali, Benali ha fatto la mezzala, però quest'anno ha giocato spesso davanti alla difesa, quindi non saprei dire. Certo il Bari perderebbe un po' di fisicità. No, quello sì, però poi fondamentalmente il terzo centrocampista, quando giochiamo col 4-3-1-2, non ce l'abbiamo mai, perché Lulic continua a non essere pervenuto, e Juma idem. Quindi non ci si sono, cercano altre non soluzioni, ci sono però molte, sì. non siamo Iachini, lui è il polso della situazione, però di fatto un po' strano non vedere Maiello neppure per un minuto in campo. Lo ha schierato mezz'ora il giorno del suo debutto in panchina Iachini. Poi sì, sparito, che era passa quasi eccessiva, sì, come prima uscita. Poi è sparito dai radar. Jessica? Sì, ci sono tantissime persone che pensano anche un po' male, tipo Diego Antonacci dice Maiello non lo rischiano perché sicuramente andrà via, quindi no, diciamo che ci sono... Non ha senso, ora ci si sta giocando la vita, quindi ogni decisione ha un peso particolare, perché no, davvero ci si sta giocando la vita. Io francamente non vorrei essere nei panni del mister, perché la situazione davvero è complicata, e non vedo molti giocatori da un punto di vista di personalità in grado di gestire questa situazione. Per esempio, tornando al discorso del portiere, ne abbiamo parlato più Brenno, volte, sì. Anche Brenno sul gol, secondo me un portiere con quell'altezza, secondo me può uscire, e non vorrei che anche lui stia avvertendo un po' di timore del momento, cioè la paura di sbagliare, quindi un po' tutti fanno qualcosa in meno, invece sarebbe il momento oggi e ora di fare qualcosa in più. Siamo pronti con la nostra intervista flash. Michele Carofiglio ha intervistato Gregorio Moracchioli, sentiamo le sue parole.
Niente, cioè la partita è stata quella, e l'abbiamo ripresa, purtroppo siamo stati condannati anche col rigore, era una partita secondo me vista dal campo, ancora non sono riuscito a riguardarla tutta, vista dal campo comunque sembrava una partita in equilibrio che poteva sbloccarsi sull'episodio, e come sta succedendo spesso ultimamente siamo stati un po' anche sfortunati e puniti dal rigore. L'abbiamo ripresa e abbiamo preso comunque la vita terminata così, ci siamo presi il punto. E ora saranno tutte battaglie, d'ora in avanti dobbiamo compattarci il più possibile, cercare comunque di guardare il meno possibile la classifica pensando alla nostra partita e a fare il bottino pieno tutte le volte. Senti, prima eri finito un po' in disparte, un po' in panchina negli ultimi mesi, adesso sei tornato in campo nel ruolo di seconda punta, diciamo così. Come ti stai trovando, come stai vivendo questa nuova vita? No, niente, come ho detto già le partite scorse, sto apprezzando la fiducia del mister, ma in questo momento comunque conta poco chi gioca, il ruolo in cui si gioca. C'è da remare tutti verso la stessa direzione, e siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo pensare al bene del Bari e fare il massimo che riusciamo a fare. Come si esce da questo momento? Perché adesso arrivano sfide davvero importanti, la prima venerdì contro la Cremonese. Come si esce? Saperlo. No, a parte gli scherzi, comunque sì, viene venerdì la Cremonese che è una corazzata del campionato, ma noi comunque sappiamo quello che dobbiamo fare e daremo l'anima sul campo. Questo Moracchioli, come lo stai vedendo? Perché poi ora si è tornati alla difesa a 4, ha giocato di fatto con Sibilia alle spalle di Puskas, come ti è apparso? Ma di certo deve incidere, perché poi lì davanti anche io non fa gol. Mi sorprendevo, dicevo che ci poteva stare un impiego maggiore di Moracchioli, però ero convinto che non certamente poteva essere lui un giocatore in grado di cambiare i connotati o la competitività della squadra. Ha fatto qualcosina, dà un po' di brio, però francamente non riesce a essere decisivo negli ultimi 20 metri, gli manca proprio la capacità di entrare, di calciare, insomma, si muove bene, però sembra il classico giocatore che fa più fumo che arrosto, anche se, devo essere sincero, si è mosso bene come atteggiamento, come impegno, come corsa, ti dà un po' di imprevedibilità, però per sbloccare il Bari, che in fase offensiva è molto carente, servirebbe ben altro. Purtroppo Dio ancora in difficoltà, abbiamo visto che ha dato disponibilità per 5 minuti e non... Sono imbarazzanti, sono preoccupanti. Preoccupanti, perché, sì, su quella che poi anche la mancano 7 giornate del calciatore. Vuol dire che Dio prima di altre 3-4 partite non potrà giocare dall'inizio, e io spero che il Bari in 3-4 partite riesca a tirarsi fuori. Chiaramo hai ritrovato? Guarda, devo dire, si è visto che aveva voglia di spaccare il mondo, devo dire non male. Per uno che era completamente fuori dai giochi, che si è allenato, credo, 2 mesi e più da solo. Da solo, sì. Ma io pensavo anche peggio. Ancora non è, ma oggi non potrebbe essere, bisogna essere onesti, il giocatore che conosciamo. Però chissà che anche lui deve far presto, ragazzi. Purtroppo non c'è il tempo. Quindi non dobbiamo nemmeno ora fissarci con... andare sul giocatore contro quello, contro Polito, contro il discorso di Mignani. Ora bisogna pensare al campo. Io devo dire la verità, ne parlavo prima con te, ci tenevo a spezzare una lancia a favore di Raffaele Pucini, sì, che è un ragazzo che io ho difeso anche in passato quando si è trovato un po' in difficoltà ambientale. Devo dire che non mi sembra che abbia detto chissà cosa di male, lo ha detto anche con garbo, dice: oggi mi godo. Dopo aver preso il marcio, qual era il marcio? È che la gente lo massacra legittimamente, anche se poi a volte a Bari eccediamo, cioè il barese quando prende di mira qualcuno è atroce, cioè non si perdono, magari fondo. Si contesta solo Pucino, ci sono altri che magari camminano in campo ma non se ne accorge nessuno, quindi io a Pucino, per quanto a lui penso che interessi poco, volevo esprimere la mia solidarietà, perché lo ritengo anche un ragazzo intelligente e di serio, quelli che in uno spogliatoio serio, sì, servono, ecco. Dobbiamo andare ancora in pausa pubblicitaria tra poco. Indossa la primavera! La nuova collezione Primavera-Estate 2024 è arrivata negli store City Moda. Approfitta della promo Spring Cashback e ricevi fino al 20% in buono. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook.
passione, avventura. Suzuki 4x4, fuori dai luoghi comuni. Car Service Bari, concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e Bat. Viale Iatigia 243, Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Marischeria è la pescheria e cucina di mare a Bari Pozzofranco. Ogni giorno solo il meglio del mare per la tua spesa. Anche piatti pronti e con consegna a domicilio. Vieni a trovarci in via Orfeo Mazzitelli 244. Non c'è un minuto da perdere. Da Asta Mobili inizia il fuori tutto. Sconti eccezionali su tutti gli arredi presenti in esposizione. Tante offerte imperdibili. Chi prima arriva, più risparmia. Corri, ti aspettiamo. Bari Modugno, strada statale 96, chilometro 115. Codes, società di ristrutturazioni edili, interni ed esterni, installazione e manutenzione di impianti di condizionamento e riscaldamento idrici e fognari, dalla progettazione alla manifattura. Codes SRL è a Modugno, in via Brescia 4D. Mail codessrl.info@gmail.com, WhatsApp 375-817-0098. VMB Viaggi, pacchetti vacanze a quote fisse vantaggiose. Vienici a trovare in una delle nostre agenzie. Siamo a Bari, in via Brigata Regina 72, via Giuseppe Fanelli 221, via Andrea da Bari 69 e in via Cirillo 2 barra via Valenzano. vmbviaggi.it. Farmacia Cavallo, sempre al servizio del cittadino. Aperti anche la domenica mattina dalle 8.30 alle 13. Vasta gamma di prodotti dermocosmetici, integratori alimentari, farmaci da banco, molteplici servizi. Farmacia Cavallo in viale Papa Pio XII 48B a Bari. Da 55 anni progettiamo soluzioni di sicurezza ambientale antincendio in oltre 47 paesi. Proteggiamo migliaia di persone e imprese in tutto il mondo. GL. Antincendio dal 1965. Ancora qualche minuto insieme in studio con Antonello Raimondo, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, la nostra Jessica Ramos, ma coinvolgiamo anche nella nostra chiacchierata un nostro amico, l'ex calciatore del Bari e procuratore sportivo Alberto Bergossi. Ciao Alberto, benvenuto, buon pomeriggio. Ciao. Un saluto a tutti. Ciao Alberto. Alberto che eri presente poi al Braglia per la sfida di Pasquetta tra Modena e Bari, e ti chiedo anche che valutazione fai poi della prestazione della squadra di Iachini. Ma sì, ero presente. Sinceramente mi aspettavo qualche cosa di più, nel senso che è stata una partita, direi, col freno a mano tirato da parte di tutte e due le squadre. Capivo e capisco il momento non felicissimo delle due squadre, perciò la paura di perdere ha prevalso un po' nel computo della partita intera, perciò il Bari, secondo il mio parere, insomma, mi aspettavo che provasse in più occasioni magari la via del gol, e speravo, insomma, da ex giocatore del Bari, e sono sempre affezionato e seguo sempre con affetto la squadra, che riuscisse a fare qualche cosa di più. In realtà, Antonello, noi lo speriamo da inizio stagione, però purtroppo il trend non è mai cambiato. Questa è una squadra che fa fatica a fare un certo tipo di calcio, a giocare con coraggio, con personalità, a calciare in porta. Innanzitutto, oggi per un tifoso del Bari che è in difficoltà, che soffre, vedere Alberto Bergossi in televisione è una tortura, perché ci porta indietro, o meglio, per quelli della mia generazione Alberto Bergossi non è solamente un ex giocatore al quale si è stati affezionati, rappresenta un'epoca fantastica. Alberto Bergossi è Bari-Lecce, è un calcio che non c'è più, quindi si rischia di passare per vecchi, però io lo rivedo con molto affetto. Erano gli anni in cui si andava allo stadio in un'atmosfera diversa, e quindi che dire, che oggi servirebbe, al di là del discorso affettivo,
un giocatore come lui in grado di accendere questa benedetta manovra offensiva, che invece continua a essere uno dei tanti purtroppo problemi che il Bari non riesce a risolvere, perché lì davanti per costruire un'azione da gol si fa troppa fatica. Alberto ne scartava 5-6 alla volta, quindi era facile. Con coraggio, con qualità e con determinazione. Era un bello schema quello, era un bello schema. Condividi, Alberto? Ma adesso intanto ringrazio per le belle parole. Chiaro che avevo delle caratteristiche io abbastanza precise, magari non vivevo di prepotenza, vivevo un po' sulla tecnica. Chiaro che adesso, ma non solo a Bari, si predilige un po' più l'aspetto fisico che l'aspetto tecnico, però insomma Bari ha giocatori davanti che insomma secondo me sono anche in grado di proporre un gioco un po' più fantasioso. È chiaro che bisognerebbe creare la superiorità numerica davanti per cercare di mettere in condizione magari un compagno di squadra di battere a rete, però mi rendo anche conto che non è facile, perché poi il Modena di dietro cercava di chiudere tutti gli spazi, e anche il Modena però davanti non è che abbia combinato grandi cose. Perciò mi attendo un finale di stagione da parte del Bari con un po' più di coraggio, soprattutto nel reparto avanzato, perché un paio di partite bisogna vincerle per tirarsi fuori da questa situazione. Eh sì, sperando che possano bastare. Sì, si Antonello. Dice sempre che l'allenatore indubbiamente è un ruolo importante, però Alberto, ci sono delle stagioni, delle squadre in cui tu ti accorgi che non è questione di allenatore, cioè anche il più bravo non riesce a cambiare le sorti. La pensi anche tu così o ritieni che una chiave ci sarebbe si sarebbe potuta trovare? Ecco. Perché il Bari mi sembra che anche se chiami Guardiola non lo tiri su, magari si salverà, ma ha fatto una stagione ovviamente negativa. Sì, beh, credo che in questi casi qui la forza di una squadra sia anche quella, a prescindere dall'allenatore, del gruppo, che si deve guardare un po' negli occhi, negli spogliatoi e insomma farsi un esame di coscienza, perché se le cose non dovessero andare bene è chiaro che ci andrebbero di mezzo tutti i giocatori, perché in una carriera la retrocessione, soprattutto poi dalla B alla C, è un'onta, è una macchia che si fa fatica a cancellare. Io sono fiducioso perché il valore della squadra credo che sia assolutamente da rimanere nella categoria. È chiaro che già il terzo allenatore che cambia il Bari, perciò bisogna che i giocatori a questo punto, insomma sotto la guida chiaramente di Iachini, che è un allenatore esperto, che però ci mettano un po' del proprio. Sì. Se danno il 50, il 60, il 70%, bisogna andare a fare il 100, il 110%. Questo lo devono capire, perché mancano poche partite, la situazione di classifica con un calendario che non è facile, credo che debbano stare tutti con le orecchie dritte. Alberto, quando Iachini ha sostituito Puskas e Sibilli con Aramu e il giovane Colangiuli, cosa hai pensato? Adesso io nel Bari lo vedo spesso in televisione, dal vivo era insomma la seconda o la terza volta che lo vedevo. Ho pensato che si fosse infortunato. Beh sì, insomma che ci fosse qualche problema fisico o che ci fosse o che avessero chiesto il cambio. È chiaro che Puskas è un giocatore che è stato preso a gennaio per fare un po' la differenza, è un giocatore che viene, insomma lo conosciamo un po' tutti, e bisogna che magari ecco fisicamente forse l'ho visto non proprio al 100%, Sibilli non gli si può dire niente, nel senso che è stato forse il giocatore più positivo della stagione, perciò forse una domenica o una giornata negativa può capitare. Un'altra domanda, se posso, ad Alberto. Vai, prima di delle volte si parla spesso, non solo a Bari, di ritardi di condizione fisica. Io sentivo l'altro giorno Daniele De Vezze che diceva, ma non diciamo fesserie, cioè Puskas è arrivato a Bari a fine gennaio. Ora, mettiamo anche che sia arrivato in condizioni pessime, cosa grave
per un giocatore che comunque era in rosa al Genoa, non è che stava a casa a fare vacanza. Fine gennaio, siamo ai primi di aprile, è possibile che un giocatore dopo due mesi e mezzo non abbia una condizione fisica all'altezza? Chiedo ovviamente al professionista, io non gioco a calcio, quindi non so. Cioè, è possibile che oggi Puskas sia ancora in ritardo? Può accadere? Ma, cioè, tanto bisogna vedere come si è allenato in questi cinque mesi che è stato a Genoa, chiaramente. È chiaro che l'allenamento è un discorso, il ritmo partita è un altro. Mi sembra che poi il ragazzo abbia una corporatura abbastanza massiccia, perciò avrebbe e ha bisogno di allenarsi bene tutta la settimana e la domenica di giocare e di cercare di mettere minuti nelle gambe. Però è chiaro che se mi dite, voi lo vedete sempre, che è un po' una questione che si ripete domenica dopo domenica, sinceramente faccio fatica anch'io a dire qualcosa, però a questo punto credo che la condizione fisica debba essere sopraffatta dalla difficoltà del momento, mettere cuore, mettere coraggio e mettere qualcosa in più, mettere la gamba, fare uno sforzo in più, una corsa in più per cercare di dare una mano, perché ripeto, effettivamente la permanenza della squadra nel campionato di Serie B è doverosa, ecco, è inutile che lo dica anch'io. È quello che ha fatto il ragazzino, che è stato veramente commovente per quel suo entusiasmo fanciullesco, è entrato con una energia, al di là poi delle cose belle o meno belle che può aver fatto, ma è entrato con lo spirito di chi stava giocando la finale di Coppa dei Campioni. Ora, per essere onesto, devo dire che Puskas nelle partite precedenti era andato in qualche crescendo, segnale l'aveva dato di risveglio, poi però la nazionale evidentemente lo ha penalizzato. Però ripeto, lo spirito di Colangiuli, del ragazzino, è quello che io vorrei vedere, come Alberto giustamente sottolineava, vorrei vederlo dagli altri, che diano il 110. Poi una giocata può anche non riuscire, ma il ragazzino inseguiva il pallone gli avversari con una voglia matta di farsi vedere, ecco. Altrimenti non ci tiriamo fuori. Davvero 30 secondi, Alberto, per commentare anche la notizia di queste ultime ore, no? La scelta del Palermo di affidare la panchina al nostro ex allenatore Mignani, che ha di fatto poi rescisso il suo contratto con il Bari, che andava a scadenza a giugno 2025. Ma il Palermo chiaramente ha, come Bari per il resto, è una piazza che ha delle aspettative. E, insomma, adesso fa parte di quel gruppo inglese del Manchester City, perciò ultimamente le cose non andavano bene, di conseguenza adesso allenatori che potessero fare che si buttino subito nel campionato, bisogna conoscerlo. Mignani è una persona, è un allenatore valido e credo che Palermo avrà ritenuto di non poter continuare con Corini. Questa cosa non lo so perché non sono presente a Palermo, però credo che Mignani possa perlomeno fare andare nei playoff e cercare di fare un finale molto buono, perché poi anche il Palermo ha una struttura e una squadra in grado di poter aspirare alla Serie A. E così noi siamo in chiusura. Io ringrazio Alberto Vergossi, procuratore sportivo, ex calciatore del Bari e sempre un nostro amico, e sempre grazie per la tua disponibilità, Alberto. Grazie a voi e un saluto a tutti. Ciao Alberto, grazie per tutto. Ciao. Quello sempre, quel gol a Lecce resta indimenticabile, gol straordinario. Un pensiero e libertà, poi ci salutiamo, Antonello. Niente, io riparto da quello che ha detto Bergossi alla fine. Io vorrei vedere in campo dei giocatori con lo spirito di Colangiuli, con lo spirito, torno a dire, fanciullesco, una squadra che riesca a togliersi di dosso un po' di angoscia, di panico, perché altrimenti se tu continui così con gli occhi della paura o con l'atteggiamento un po' molliccio, veramente si rischia, perché io vedo una squadra che fatica a reagire. Sì, dopo il gol preso c'è stato una minima reazione di pancia, però serve altro. Al di là del nome dell'avversario, io oggi sarei preoccupato anche se il Bari giocasse con Lecco. Certo. Perché è una squadra del Bari in difficoltà, quindi faccio appello ai senatori dello spogliatoio, ai Di Cesare, ai Pucino, insomma, che facciano capire, ricordino un po' a tutti che quando giochi per il Bari
bisogna fare partite diverse, poi le partite si possono anche perdere. Perfetto, io saluto e ringrazio Antonello Raimondo, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Mandiamo l'amico Lezzi a... Jessica, perché ora c'è il tuo spazio, sì, con era... il nostro orgoglio barese, no? Perché sì, diciamo la leggenda del straordinario qui, Francesco Lezzi, un nostro grandissimo amico. Esatto, parleremo appunto di pugilato, lo faremo con Francesco Lezzi. E niente, conosceremo anche quali saranno anche i suoi prossimi combattimenti. Le sue prossime battaglie. Pubblicità, a tra poco con Jessica Ramos e Francesco Lezzi. Elettrica Armenisa è impiantistica elettrica da quasi 20 anni e realizza impianti per case private, condomini e attività commerciali. Utilizziamo esclusivamente materiali certificati di alta qualità per garantire impianti sicuri e affidabili. Progetti eseguiti in conformità alle norme europee. Specialisti nell'installazione di antenne per il digitale terrestre, parabole Sky, impianti di sorveglianza a circuito chiuso e nell'automazione dei cancelli. Professionalità, prontezza e affidabilità al vostro servizio. Non sceglieteci a caso. Avete i migliori motivi per affidarci la vostra azienda o la vostra casa. Elettrica Armenise, via Lucera 9, Modugno, Bari o armeniseimpianti.it. L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori. Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina. Follow Bus. Viaggia in tutta sicurezza tra Puglia, Basilicata e Campania. Prenota subito su busmiccolis.it. Rifacciamo, vero? Certo. Nuova Tiguan. Scoprila anche ibrida. Dalla tradizione artigiana pugliese alle nostre tavole, i buongustai, salumi di qualità, l'eccellenza del crudo guascone stagionatura 18 mesi, capocollo riserva stagionatura 5 mesi, salsicce come una volta, i buongustai salumi, cercali nei migliori supermercati e salumerie, anche su Facebook e Instagram. Questo programma è offerto da GoUp, noleggio piattaforme aeree. Rieccoci con la quarta e ultima parte del TV Sport. Come avevamo già preannunciato, oggi parleremo di pugilato e lo faremo con la leggenda di Bari, Francesco Lezzi. Buon pomeriggio. Ciao Jessica, un saluto a tutti i tifosi del Bari e un saluto ai miei tifosi. Sei pugile da quanto tempo? Allora, sono un professionista dal 2012. Quindi... tantissimi anni, sono 12 anni. Sì, sono 12 anni e ho combattuto 47 match da professionista, ecco. E ho boxato per 308 round. Nel 2015 ho lanciato la mia carriera vincendo il titolo mondiale giovani della IBF. E poi ho rilanciato la mia carriera negli anni, nel 2022, e ho vinto due volte, ho vinto e difeso il titolo intercontinentale UBO, per chi non lo sapesse. Qual è il match che ad oggi tu ricordi, o magari del quale tu hai il ricordo più bello? Beh, sicuramente uno dei ricordi più belli è aver combattuto in Africa per il titolo intercontinentale della IBA. In Africa ci sono stato 10, forse 11 giorni e ho visto veramente un mondo diverso. Quindi in modo diverso anche a modo di allenarsi, in modo di, anche di approcciare a questo sport? Ho visto proprio un mondo diverso dall'Italia, dall'Europa, perché io giro molto in Europa e invece in Africa ho visto una realtà di mondo diverso. Qual è stato l'ultimo match che hai svolto? Allora, il mio ultimo match è stato a Molfetta, ho combattuto contro Danilo Guido, il match è stato organizzato dalla Pienza Box, che saluto tutti i ragazzi di Pienza. E com'è andato questo match? Ho vinto. Hai vinto? Ho vinto.
Comunque poi parliamo, approfondiamo anche su questo, perché è anche difficile per te giocare, anzi svolgere quello che è il tuo sport qui a casa. Però prima io vorrei parlare di un altro sport, che è il hockey. Parliamo di hockey qui a Bari. Questa domenica Hockey Bari ha giocato lo scontro diretto, giocherà lo scontro diretto contro il Skating Pizza a Volontà. Categoria under 12, e la vittoria ufficializzerà ecco, la squadra come primi e perenne qualificati per i playoff. Poi parliamo anche di rugby. Questa domenica per i playoff Bari è caduta contro il Napoli, ma è ancora prima, una brutta sconfitta per il Bari, quella rimediata contro il Partenope Napoli per 32-21, che è stato il risultato finale. La prossima partita sarà domenica 7 aprile a Benevento alle ore 15:30. Parliamo ora degli allenamenti, Francesco. Come ti alleni? Perché immagino che deve essere un allenamento a 360 gradi, no? A livello sia fisico che mentale, che a livello dell'alimentazione. Diciamo che la parte psicologica è quella fondamentale, nel senso che il pugile può fare tanti allenamenti, però se non c'è con la testa non è come il calcio, che passi la palla oppure il mister ti sostituisce. No, se c'è la serata no, il pugile non va e perdi il match. Quindi diciamo che tu devi avere una preparazione anche da giorni prima a livello mentale, no? Per capire cosa fare, come approcciare, studi anche il tuo avversario, no? Beh, studio il mio avversario poco, diciamo che psicologicamente sono fortissimo. Ah, ecco. E faccio degli giusti allenamenti. Anni fa magari... Qua sei tu in allenamento, giusto? Mi allenavo anche troppo. Invece adesso gli allenamenti sono più mirati e con gli anni si fa tanta esperienza. E certo, ma per esempio il pre-partita, come lo vivi? Che cosa fai? Cosa è consigliato fare a livello sia di allenamento che di cibo? Di solito il pugile lotta sempre per il peso, perché comunque cerco di non regalare niente al mio avversario, quindi di rientrare nel peso al momento giusto e magari non prima o non due o tre giorni prima, ma magari di toccare il peso a 70 kg in quel momento e dopo con l'idratazione subito sbalzo da 70 a 73 kg. Dipende. Va bene, noi andiamo un attimo in pubblicità e torniamo a parlare di pugilato. Piattaforme aeree autocarrate e cingolate, semoventi articolati e verticali, ponti bicolonna autosollevanti, montacarichi da cantiere, impalcature, soluzioni per il sollevamento. Pensa, progetta, raggiungi la vetta. Go up, always up. Rieccoci, siamo qui nella quarta e ultima parte del TV Sport per parlare di pugilato con Francesco Lezzi. Francesco, tra l'altro abbiamo qua in regia delle immagini nelle quali tu... ti passeggi per lo stadio del San Nicola, sì. Con appunto due cinture, no? Tre cinture. Raccontami un po' di quella giornata, che cinture stavi mostrando? Allora, mostravo appunto, come ho già detto, la cintura del titolo mondiale giovani e le cinture del titolo intercontinentale UBO. Tra l'altro immagino che sarà una cosa che tu vorrai ripetere. Che sensazioni hai provato? Magari se vinciamo un'altra cintura. Allora noi ci fermiamo un attimino per parlare di basket. Lo facciamo parlando di basket serie B nazionale, che si è svolta il 30 di marzo, la 31esima giornata di campionato, dove il Lions bisceglie e anche Lions bisceglie ha perso, mentre che Tecno Schwyz Rubo di Puglia ha vinto. In classifica però il Rosetto supera il Rubo di Puglia e si posiziona primo con 48 punti, mentre che il Rubo di Puglia rimane terzo a pari punti con la squadra di Jesse. Il Lions continuano ad essere terz'ultimi con 20 punti. Le prossime sfide saranno il 6 e 7 d'aprile. Serie B interregionale invece, fase di play-in. Nelle immagini i risultati della prima giornata di ritorno, dove l'unica squadra pugliese a vincere è la Virtus Molfetta. In classifica la Virtus Molfetta si posiziona comunque
seconda, a pari punti con la prima e la terza squadra. Il 7 aprile ci saranno le prossime partite. Passiamo ora a parlare di play-out, i risultati della prima giornata del girone di ritorno. In classifica il Benevento continua ad essere in pole position. Anche in questo caso le partite della seconda giornata del girone di ritorno inizieranno il prossimo weekend 6 e 7 aprile. Ci sono tantissime difficoltà nel trovare degli sponsor, vero Francesco? Beh sì, diciamo che questa è stata è un po' la pecca della mia carriera, perché qui a Bari è difficile questo. Però che mi frega, tanto mi ingaggiano all'estero oppure infatti mi ingaggiano ovunque nel mondo, quindi guarda, stiamo portando un evento a maggio insieme a degli sponsor che abbiamo che ho cercato io personalmente. E questo evento dove si terrà? Si terrà sempre a Molfetta nel Palapanunzio a cura di Pienza Box. Guarda, per questo ti ho portato il mio nuovo pantaloncino dove ci sono anche gli sponsor e quindi ci tenevo a ringraziare. Quindi tutti questi li hai trovato tu? Sì, ci tenevo a ringraziare il KGB che mi sostiene sempre, che è il mio sponsor ufficiale. Ringrazio Super Pollo, Visto Casa e la pizzeria San Marzano. E volevo ringraziare anche il consigliere comunale Francesco Manzari perché mi è vicino e mi sta dando una mano appunto per fare questo evento, che non è una cosa facile, visto che io ho tantissimi combattimenti e quindi è anche difficile ingaggiare degli avversari per me perché costano troppo, perché a me mi ingaggiano ovunque. Però qui a Bari non vuole venire nessuno a combattere. E certo, perché tu magari sei più disposto a spostarti, a viaggiare pur di combattere, no? Diciamo che la mia carriera è impostata fuori casa, nel senso che su 47 match in casa ne avrò fatti 10, ma forse, appunto sempre per mancanza. Forse 12. E contro qualche italiano hai mai allora, combattuto? Ho combattuto con tanti italiani, ho combattuto due volte con Ettino Saolia, che adesso è il detentore del titolo mondiale IBO. Però lui, vedi, è diventato campione del mondo grazie ad una promotion della Germania. Ok, quindi, che è dove tu prevalentemente hai... Ho combattuto forse quattro volte in Germania. Ecco. Ma mi va bene così. Va bene così, facendo conoscere anche un po' dappertutto, no? Beh, diciamo che ormai mi conoscono e i promoter mi contattano personalmente e quindi curo la mia trattativa da solo. Vai tutto da solo, stai andando alla grande perché effettivamente tutti ti conoscono, stai portando anche i risultati. Quindi. Beh, sono 13 anni, sono stato sempre attivo, calcola che del mio peso in Italia adesso siamo 44 pugili, io in 10 anni sono stato secondo, terzo, primo, sono sempre nei primi 10 in classifica. Ottimo, allora quale sarà il tuo prossimo obiettivo? Diccelo alla telecamera e ci salutiamo così. Il mio prossimo obiettivo sarà a Firenze il 20 aprile. Combatterò con un pugile imbattuto, uno dei migliori prospect a livello nazionale, che si chiama Michele De Filippo, che è un pugliese ed è emigrato al nord. Quindi solo perché è emigrato al nord e se n'è andato dalla Puglia, io partirò dalla Puglia per batterlo. Ah, per andare a trovarlo e batterlo, ecco. Quindi ti potremo vedere sui social, giusto? Sei molto attivo anche tu sulla tua pagina Facebook. Potete seguire la diretta live sulla pagina streaming e il canale YouTube della Federazione Pugilistica Italiana. Quindi... Mi raccomando, e poi ci vediamo anche a maggio, no? Perché avevi detto che a maggio ci sarà anche un evento, giusto?
a maggio, sì, a maggio ci sarà l'evento di Pienza Box a Molfetta. Due appuntamenti con te, uno ad aprile e un altro a maggio. Sì. Grazie tante Francesco, in bocca al lupo appunto per questa gara a Firenze. Grazie a te Jessica, un saluto a tutti i miei tifosi e a tutta la curva nord e i tifosi del Bari. Noi ci vediamo domani con un altro appuntamento del TV Sport. Mi raccomando, non mancate. Questo programma è offerto da GoUp, noleggio piattaforme aeree.